Il documento che abbiamo firmato dimostra il comune impegno per costruire la pace, sapendo bene che c'è stata un'invasione da parte russa. Non è che vogliamo nascondere la verità, ma detto questo bisogna lavorare per che le porte della diplomazia rimangano sempre aperte. La riunione organizzata dalla Svizzera, la conferenza internazionale, è stato un grande successo, una tappa fondamentale per andare avanti. Noi siamo favorevoli a che ci sia una nuova conferenza, vedremo se ci sarà sempre la volontà saudita di andare in questa direzione, ma insieme alla Svizzera vogliamo costruire un percorso che porti, come ha chiesto lo stesso poi presidente ucraino, porti a una presenza russa al tavolo della pace. Non è facile, però dobbiamo fare in modo che si concluda una stagione che ha portato decine e decine di migliaia di morti. Per noi italiani la pace deve essere la pace giusta, non deve essere toccata l'integrità dell'Ucraina, però bisogna arrivare ad una soluzione positiva, così come deve arrivare una soluzione positiva in Medio Oriente, altro tema che abbiamo affrontato. Invitiamo tutti quanti al cessate il fuoco, abbiamo una posizione condivisa. Il cessate il fuoco a Gaza è l'elemento chiave per la de-escalation. Naturalmente sia Israele che Hamas devono aderire al progetto che è stato presentato dagli Stati Uniti per concludere una stagione tremenda e avviare una de-escalation.